Attenzione, sono quelli delle medie, gli esseri più malvagi che un supereroe possa incontrare. Siete proprio scemi! Lo sanno tutti che le tette più belle ce l'ha la mamma di Kiefer! Ehi, basta parlare delle tette! Quelli delle medie sono troppo potenti per te! Continua a camminare, non li guardare nemmeno! Ehi, guardate quello stupido bambinetto! Gira alla larga, coglione! Perché non mi obblighi, brufo? Andiamo al cinema, forse in Wonder Woman si vedono un po' di tette. Prenderò a calci in culo te e poi quella stupida rana. Le rane non hanno il culo, hanno la cloaca. Beh. Ma non ne possiamo parlare. Zitto, Pippa. La situazione si ribalta! Taci, piccoletto! È il mio turno ora! Bleh, che schifo! Bleh. L'hai messo alle corde? Bullizzato. Sono ancora io il bullo. Chi è il prossimo bersaglio della mia furia incontrollata? Scapezzolamento! Mi sa che quello faceva male. Nessuna pietà. Wow, l'hai davvero battuto, mi hai salvato. Ottimo lavoro! Hai steso uno delle medie! Avanti! Vuoi davvero un selfie con me? Vederti sconfiggere quelli delle medie è stato figo! Un giorno diventerò anch'io come te! Sei nuovo? Non sembri uno degli amici di Henrietta. Presto ti troverai alla fortezza della solitudine di Super Craig. Super Craig non si è ancora visto, speriamo bene. Cittadini, sono io, Super Craig! Mi spiace, ma al momento non posso occuparmi d'altro. Super Craig non trova il suo porcellino d'India. Dia al procione che senza striscia non gioco. Quel porcellino è mio e del mio ex fidanzato. Proprio così, Super Craig è gay. Scommetto che striscia è di nuovo nel sottoscala. Partiamo dal seminterrato, l'ultima volta l'ho visto lì. Forse ha sentito l'odore del cibo per cani di sotto. Starò vicino alle scale così non fuggirai. Tu pensa al resto. Attento, è la missione più pericolosa che ti abbiano affidato. Eccolo lassù, nel condotto. Sì, in alto. Non hai un super braccio allungabile. Oh, figo! Potrebbe far comodo, prego! Oh, quasi! Fallo ancora! Eccolo! Segui quel porcellino!
Hai distrutto quella scatola come se niente fosse! Incredibile! Colpisci la scatola con quell'affare! Ma che cazzo! Non riesco a credere che tu l'abbia fatto davvero! Sei troppo forte! Leva quell'affare di mezzo! Fai quello che devi! Oh, sembrava davvero molto difficile! Sei Striscia, bel salvataggio, ma devi ringraziare anche Petoman e il suo culo nauseabondo. Ce l'hai fatta, novellino! Se ti servisse aiuto, conta su Super Craig! E chi non vorrebbe un selfie con il Craig d'acciaio? Ok, a dopo! Novellino! Ehi, ciao! Sei amico di Craig? Stai cercando Craig? Io? Diciamo che sono un collezionista di una forma d'arte orientale moderna e molto confusa, nota come Yaoi. Assurdo! Vale una fortuna con il giusto compratore. Se ne trovi uno durante le tue avventure, portamelo. Ti saprò ricompensare. Portami i pezzi che riesci a trovare. Novellino, li vedi quei mattoncini Lego rossi? Quella è lava. Se ci passi sopra, crepi. Non la toccare. Ma non ha alcun senso. Chi ha messo della lava? Prendete questo! Professor Chaos! Sì, Procione, io ho messo della lava in alcuni punti della città. Se no, così era fin troppo facile. Che sarebbe il mondo senza un po' di... Chaos! Ok, ora spegnilo. Ci occuperemo di Chaos più tardi. Per ora, concentriamoci sulla preda. Passo è, fottiti! Guarda qui, zio! Questo l'ho imparato da Asher, stronzi! Voi cazzoni, non ci potete... Ma chi mai lo farebbe proprio da stronzi? Ehi, tu, sai qualcosa al riguardo? Graffiano la macchina di mia moglie di notte.
ogni santa notte. Pensavo che fosse un fottuto ragazzino, ma vieni qui a dare un'occhiata. Chiunque sia, ha anche lasciato dei biglietti. Forse potrebbe essere un amante respinto. Non mi dimenticherai facilmente. Pensavo ci fosse qualcosa tra noi. Racconterò tutto, stronza. Ascolta, se siete in giro stanotte e prendete chi graffia la macchina di mia moglie, vi seguirò su Proci Instagram. Fidatevi, vi conviene, io sono un pezzo grosso qui in città. Cavolo, merda! Hai troppi pochi follower! Devo proteggere la mia reputazione! Mi hai portato qualcosa di buono, spero. Il mio pipino ha freddo, Billy! Mi prendi un preservativo? Cosa diavolo sta succedendo? Hai appena raggiunto il Palazzo delle Nuvole, la base di Iron Man. Forse potresti trovarlo là dentro. Non posso affrontarlo per ovvi motivi, sai, per via degli universi paralleli. Dovrei essere tu a farlo fuori. Devi spaccargli il culo e devi farlo tornare nel suo universo del cavolo. Pronto? Si parte! Ciao, Kyle! Sono tornato! Chi è che è venuto a giocare con noi? Me stesso di un altro universo! Ora devi tornare da dove sei venuto! Ma cosa dici, Kyle? Siamo una squadra! Non vengo da un altro universo, noi siamo amici per la pelle! Come vedi, è lui che va in giro a infangare il nome di Aquilon Man! È qui per distruggermi e indebolire i miei poteri! No, sono qui per passare 2 settimane con mio cugino e giocare ai supereroi! Lui mi ha detto, ok, quale supereroe vuoi essere? Io ho detto Aquilon Man, ma lui ha detto, non puoi, sono io Aquilon Man! E io ho detto, perché non possiamo essere tutti e due Aquilon Man? E così sono andato da zia Sheila e ho detto che volevo essere Aquilon Man insieme a lui e lei gli ha detto di fare quello che dico io perché sono l'ospite! Riccardi? Mi dispiace, me di un altro universo, ma è ora che tu capisca che giocare ai supereroi può fare davvero male! Ehi, ora dovrei distruggere il mio alter ego! No, cacchia, dobbiamo combattere! Proprio così! Se vuoi davvero giocare, è così che si fa! Va bene, farò qualsiasi cosa per somigliare a mio cugino! Preparati alla battaglia, Papo Molan!
Non ho fatto molto sparring. È una cosa a contatto leggero, vero? Contatto pieno, niente sparring. No, è impossibile, non ho portato le mie protezioni. Ora, prendilo, Novellino. Cugino Kyle, se uniamo le forze possiamo batterlo. Mi piacerebbe, ma io ho le regole degli universi paralleli. Ci sono parecchie decisioni da prendere in questo gioco. Potevi anche decidere di non giocare. No, non scherziamo. No, e dai, pausa, ho le vertigini. Oh, e dai, cazzo! No, e dai. Il mio orecchio interno sembra essersi stabilizzato. L'ultimo colpo non vale, vero? Ero confuso. Le solite stronzate da universo alternativo. Mi serve una pausa per usare il mio inalatore. Cugino Kyle, ho chiesto una pausa e non mi ha dato retta. Lo sai che la mia asma peggiora sotto sforzo. Sì, penso che sarebbe molto più giusto se avessi uno scudo, tipo questa Sefer Torah, che ha anche un grande valore sentimentale. Aquilum è un alieno, gli ebrei non c'entrano niente. E non puoi inventarti nuovi poteri durante un combattimento. Non mi sto inventando niente, è normale nel mio universo parallelo. Ah! Io. Il mio stomaco è un disastro, forse un tè aiuterà. Aspetta, quel turno è mio, non del Novellino. Lui non ha aspettato quando ho detto time out, quindi ora toccherebbe a me. Mi prendi in giro, non vale così. Non ho fatto troppo forte, vero? Non voglio causare danni permanenti. Dovevi proprio colpire così forte. Ok, ci siamo, il mio superpotere definitivo. Pronti? Siete pronti? Oh, cavolo! Ok, ira di Aquilon Man da un universo alternativo. Oh cavolo, mi è uscita di nuovo l'ernia. Mi è abbastanza, altro me. Questa storia dei supereroi è dolorosa, meglio tornare nel mio universo. Oh, ma te ne vai? Che palle, amico. Sì, ora me ne tornerò nel mio universo. Devo medicarmi l'orecchio, si è graffiato dopo che ci hanno scorreggiato sopra. Ti ringrazio davvero. Se hai bisogno di me, chiamami. Va bene, due eroi che vanno in giro. Bella! Thank you.
Non male, novellino, così si fa. Hai portato nuovi follower su Proci Instagram. Sei pronto per il livello successivo. Torna al covo del procione. Passo è... Fosca. Guarda qui, zio! Questo l'ho imparato da Asher! Guarda qui, zio! Questo l'ho imparato da Asher! Fanculo! Tu! Mamma! Ah, eccoti, Petra. Essere un supereroe è più duro del previsto? Tranquillo, sei davvero una super pippa, ma mi fai un po' pena perché tuo padre si è fatto tua madre quando eri piccolo. Ora vieni qui. Ti spiego come funzionano i manufatti. Molti eroi aumentano le loro abilità con attrezzature specifiche. Vedi questo? È un manufatto della forza. Ce ne sono molti in giro per la città. Il trucco è utilizzarli nei tuoi slot manufatti. Avanti, provaci. Ogni manufatto ha uno slot specifico in cui equipaggiarlo. Con questo migliori le tue statistiche di forza. All'inizio ti darà fastidio, si fonde con il tuo DNA. Troverai altri manufatti durante le tue super avventure e potrai crearne alcuni, ma ricorda, da grandi poteri deriva un mare di sacrifica. Sei pronto ad affrontare quelli delle medie? Fagliela vedere, Petomel.